Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di retinoscopie dinamiche, che sono una classe di retinoscopie utilissime per valutare il sistema visivo di esaminati non collaboranti, ovvero quegli esaminati con cui non è possibile utilizzare delle tecniche soggettive, che sono quelle che richiedono la collaborazione dell'esaminato. Non possono collaborare questi esaminati, che si dicono non collaboranti, perché hanno dei deficit parzialmente fisici oppure dei deficit cognitivi, eccetera. E quindi usiamo delle tecniche oggettive come le retinoscopie dinamiche per valutare il loro sistema visivo. Dal punto di vista dei risultati, le retinoscopie dinamiche si sono mostrate utilissime nel valutare la capacità accomodativa e il sistema visivo in generale, ad esempio in esaminati affetti da sindrome di Down, oppure si sono dimostrate peculiari nello svolgere degli screening visivi, ad esempio per l'ambliopia in infanti, oppure calcolare il potere dell'IOL, eccetera eccetera. Da un punto di vista operativo, dimostrano delle nette differenze rispetto alla retinoscopia statica. Già iniziando dal punto di vista strumentale, è preferibile nelle retinoscopie dinamiche utilizzare un retinoscopio a spot anziché a striscia, perché lo spot diffonde più omogeneamente la luce sul fondo retinico e quindi è più facile esaminare il riflesso retinico. Inoltre otteniamo molte più informazioni con lo spot rispetto che con la striscia. Poi la posizione dell'esaminato da un punto di vista proprio operativo è frontale, mentre nella statica è laterale. Inoltre non si usa nessuna lente che annulli la distanza di lavoro, ma si esegue la retinoscopia in campo pienamente binoculare e senza nessun ausilio. Il target, mentre nella retinoscopia statica era non cognitivo, nelle dinamiche deve essere cognitivo, perché possiamo andare a studiare il sistema visivo durante le attività cognitive. E quindi quando l'accomodazione è attiva, è dinamica, è variabile. Quindi i target vanno da lettere a simboli, numeri, disegni oppure oggetti un particolare. L'importante è che stimolino l'attività cognitiva. Poi in parte questa stimolare l'attività cognitiva dipende dal target e in parte dipende anche dall'operatore, che deve essere bravo diciamo porre le domande giuste, a far sì che l'esaminato si impegni cognitivamente. Poi il riflesso retinico. Il riflesso retinico viene studiato in tutte le sue caratteristiche, che non sono soltanto il movimento, ma si studia il movimento, il colore, la brillantezza. E inoltre è probabile nelle retinoscopie dinamiche incontrare dei casi in cui non c'è una sola lente che neutralizza il movimento, ma ci può essere un set di lenti, ad esempio 2-3 lenti che vanno a neutralizzare il movimento. Questo succede soprattutto con i soggetti molto flessibili. Quindi diciamo che questo è in generale quello che sono le retinoscopie dinamiche, che non vengono poi utilizzate tutt'oggi soltanto con degli esaminati non collaboranti, ma principalmente con quelli collaboranti vengono utilizzate oggi per valutare il lag accomodativo, oppure vengono utilizzate per avere più informazioni riguardo all'accettazione o l'accettabilità di positivo e alla prescrizione di lenti di performance oppure lenti che possono aiutare l'esaminato nelle sue attività cognitive visive prossimali. Dunque, le retinoscopie dinamiche, nello specifico, le vedremo nei prossimi video, dove le descrivo una ad una. Per questo video è tutto, noi ci vediamo ai prossimi Opto Video. Bella Opto Style!